Ciao amici del web, oggi voglio fare un breve video su come calcolare la lunghezza degli elastici, perché voglio cambiare gli elastici del mio Cressy Cherokee Open, che dopo 2 anni si sono usurati. Userò di nuovo gli elastici da 14 Seagal, quindi monterò un doppio 14 Seagal stirato al 3,20%. Questo è l'elastico con foro interno stretto da 1 mm. Dobbiamo prima calcolare la lunghezza utile del fucile, quindi di quanti centimetri l'elastico si stirerà. Per fare questo dobbiamo misurare la lunghezza dal foro dove andrà, diciamo, ad innestarsi l'elastico fino alla tacchetta. Ora io, che voglio montare il doppio elastico da 14, dovrò prima di tutto sapere che il foro più lontano, questo più esterno, andrà ad agganciarsi sulla tacchetta più lontana al grilletto, quindi questa, mentre invece il foro diciamo più vicino andrà ad agganciarsi sulla tacchetta più vicina al grilletto. Quindi questo ci serve per effettuare la misura. Facciamo la prima misurazione. Allora, dal foro dal foro più esterno alla tacchetta più lontana al grilletto, la distanza è di 90 centimetri, perché questo infatti è uno Cherokee 90. Poi prendiamo la distanza dal secondo foro alla tacchetta più vicina al grilletto, e anche in questo caso siamo 90 centimetri e mezzo. Allora, io eseguo il calcolo in questo modo. Prendiamo quindi la lunghezza utile del fucile. Sarebbe questa e questa. Nel mio caso sono 90 e 90. Io faccio 90 per 2, 180. Poi prendo questo numero, lo moltiplico per il fattore di stiramento. 180 diviso 330 fa 0,54. Moltiplicato per 100 sono 54 centimetri. Questi 54 centimetri saranno la lunghezza utile. Per intenderci, per lunghezza utile, se questo è l'elastico circolare, la lunghezza utile sarà da questo punto a questo punto. Quindi noi ci dobbiamo aggiungere un altro centimetro per creare la legatura, quindi la lunghezza lorda sarà da questo punto a questo punto. Quindi 54 più 2, 56 centimetri sarà la lunghezza diciamo del mio elastico grigio. E poi, una volta legato, da legatura a legatura dovrà essere 54 centimetri. A questo punto, una volta che abbiamo ottenuto i due elastici della lunghezza desiderata, io li ho un pochino rastremati, però diciamo non è un'operazione obbligatoria. Ora prendiamo del denima da 1,5 sottile e facciamo diciamo quelle che saranno le asole e facciamo i nostri faccio un nodo classico.